Ci ritroviamo insieme per fare un focus su notizie, aggiornamenti, attualità, oltre che con Maria Pia, anche con una graditissima ospite, già amica di Padre Pio TV, la giornalista di Popoli Emissione, la cara amica Ilaria De Bonis. Non so se è già in collegamento con noi, la ritroveremo comunque tra pochissimo, quindi abbiamo il tempo, Maria Pia, per ritornare sulle notizie. Ma ecco, la vedo. Buongiorno Ilaria, ben trovata. Buongiorno, salve, buongiorno, grazie. Grazie a te per la disponibilità anche in pieno weekend, tu sei sempre alle prese con i vari fronti critici, possiamo dire un po' in tutto il pianeta, no? Anche se hai delle aree su cui ti concentri di più, magari il sabato volevi riposarti un po' e invece noi no, ti costringiamo anche oggi a lavorare, a fare i conti un po' con l'attualità. In studio con me c'è la collega Maria Pia Picciafuoco, con la quale, ecco, apriamo un attimo la pagina delle notizie, delle breaking news, e andiamo con il tuo prezioso aiuto, con il tuo prezioso angolo visuale, andare a fare anche un po' il punto su alcuni fronti caldi su scala planetaria. Chi comincia? Naturalmente tu. Ok, allora Ilaria, sappiamo tutti benissimo che ci sono tante guerre in atto. Papa Francesco a più riprese ha appunto fatto notare che quella che viviamo è sostanzialmente una terza guerra mondiale spezzettata, ma come purtroppo spesso accade ci sono guerre di serie A e guerre di serie B, ecco, la dico così. Così come infatti ci sono fronti sui quali non mancano aggiornamenti quotidiani, altri fronti in cui, su cui purtroppo i riflettori dei mass media molte volte sono latitanti, ecco, sono un po' scarsi. Vorrei partire con te, ecco, dall'andare a riprendere quegli scenari un po' meno conosciuti, meno discussi, anche perché poi come spesso con te abbiamo visto l'anno scorso all'interno del programma di approfondimento sulle missioni, sono scenari comunque strettamente legati sullo scacchiere internazionale con i fronti di guerra più caldi, più conosciuti. Quindi ecco, ti chiederei di farci un quadro di massima, poi magari andiamo ad approfondire lì dove riteniamo opportuno. Sì, certo. Allora, intanto come premessa mi sembra molto, molto corretto quello che dicevi in apertura, cioè siamo in un momento decisamente particolare, quasi tragico, no, della storia mondiale, dove forse su tutti i fronti, dal Medio Oriente all'Africa, all'Asia, all'Europa, mai è stato così vicina, no, questa visione anche militarizzata, anche molto sdoganata. Per cui c'è quasi una assuefazione al fatto che siamo in un globo dove, in un mondo dove veramente il conflitto è a 360 gradi. Ovviamente ci sono appunto quelle guerre, quei conflitti che sono meno sotto i riflettori e altri chiaramente molto più in evidenza. Però ecco, facendo una panoramica globale, vediamo che non c'è una sola area dove si pensi, ecco, questo è abbastanza triste, dove si pensi decisamente con tutti gli strumenti della politica ad una risoluzione negoziale delle controversie. Questa opzione, che a livello di Nazioni Unite e di comunità internazionale dovrebbe essere quella prioritaria, è sempre più marginale, mentre viene sdoganata quella militare. Ecco, questo è molto preoccupante. Come premessa, andando poi nello specifico io direi di partire dal continente africano, no? Perché poi è sempre quello un pochino più marginale nella panoramica geopolitica internazionale. E però invece succedono delle cose molto, molto precise e molto gravi. In particolare direi che in Repubblica Democratica del Congo siamo veramente vicinissimi ad una
ad uno scenario di guerra quasi classico, nel senso che è vero che va avanti da anni una guerriglia ad est del paese, quindi siamo nel Nord Kivu e Sud Kivu, ma insomma è la parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, e sempre più la conflittualità col Ruanda è qualcosa di tangibile, di molto pericoloso. Siamo veramente ad un passo da un conflitto aperto con il Ruanda. Quello che accade è che in Repubblica Democratica del Congo sono ancora attive decine e decine di milizie armate, le quali diventano sempre più violente con la popolazione civile, con i civili che sono al confine. A me ha molto spaventato, mi ha fatto una grandissima impressione vedere pochi giorni fa un video che circolava in alcuni canali, diciamo, privati, in cui si vedono persone che fanno parte di una di queste milizie, in particolare dell'IDF, che catturano, insomma, c'è una presa di ostaggi, una decina di persone, le quali poi vengono giustiziate. E questo in Congo avviene con una frequenza che è disarmante. Quindi davvero c'è una, come dire, insomma, una guerra sulla popolazione civile che la maggior parte delle volte non fa notizia. Anche questa è stata intercettata in maniera molto marginale per la gravità che rappresenta, perché per me appunto è una cosa molto, molto, molto grave, e non viene rappresentata dai media. Questo è un episodio. Poi c'è stato un mese fa un altro avvenimento abbastanza scioccante in un campo profughi. Quindi, ecco, ad est del Congo è come se non ci fosse, è come una no man's land, dove veramente non c'è uno Stato e dove queste violenze avvengono in maniera arbitraria. Ecco, dovremmo avere anche una cartina geografica che con l'aiuto della regia potrebbe aiutarci ad avere anche una visione di insieme di quello di cui stiamo parlando. Maria Pia, nel frattempo, ecco. Sì, ho dato uno sguardo agli aggiornamenti perché, a proposito di rapimenti, per fortuna possiamo dare anche delle notizie buone. Infatti, l'agenzia Fides da Abuja ci fa un lancio che è libero padre Oliver Buba, non so se l'ho pronunciato bene, sacerdote rapito 10 giorni fa nello stato di Amadou in Nigeria. Un annuncio ufficiale, quello del vescovo di Iola, che tra l'altro viene come secondo rispetto a un'altra liberazione di un altro sacerdote, padre Basil Gbusuo. Ora io mi aggancio a questa notizia, che naturalmente appunto è importante anche perché è positiva, per chiedere alla nostra ospite: ma forse il silenzio dipende anche da quanto c'è libertà mediatica in questi luoghi, ad esempio in quello che tu hai citato? Allora, in parte sì, sicuramente, nel senso che è un po' più difficile, come dire, andare ad individuare notizie che non sono, che insomma, non vengono divulgate con facilità. Però devo dire che lo scenario africano è abbastanza coperto dalle agenzie internazionali, da Al Jazeera, per esempio, da Jeune Afrique. Ci sono una serie di media, diciamo, che hanno proprio come focus l'Africa. Forse in Nigeria è un pochino più difficile andare ad avere immediatamente, no, delle notizie sia negative che così di speranza. Però, secondo me, la vera fatica per noi, per la stampa italiana, è considerare tutto questo uno scenario che ha un valore e una priorità esattamente come quelli che sono più vicini a noi. Ora, tu citavi appunto la liberazione del sacerdote, che è sicuramente no, un'ottima notizia per noi, soprattutto per chi è vicino alla Chiesa Cattolica. Però ecco, in Nigeria, così come ad Haiti, no? Per dire anche un'altra area del globo in perenne crisi,
Ci sono rapimenti, uccisioni e episodi veramente di grandissima violenza quasi tutti i giorni e se non riguarda in modo particolare noi europei o se non, le notizie non sono vicine così ad una sfera che in qualche modo ci vede coinvolti, purtroppo tendiamo ad ignorarle. Ecco, io penso che sia anche una questione proprio di vicinanza, vicinanza Certo, geografica o empatica. E questo, sì. Infatti insomma. il giornalismo che è in crisi per tante cose, secondo me, se cominciasse a cambiare proprio dal punto di vista dei punti cardinali della notiziabilità, forse potrebbe avere anche una rinascita, perché fa sempre più. Ancora più notizia, magari il capriccio o il pettegolezzo sulla persona dello star system rispetto a quello che dicevi tu. E questo, dal mio punto di vista, appunto, di giornalista, è una macchia, una vergogna. Sì, tra l'altro appunto il mondo e tutto quello che viene dal mondo, anche quello che noi consideriamo un mondo, tutti i paesi in via di sviluppo e quindi anche qualcosa che in una certa misura ci riguarda meno, in realtà poi irrompe in maniera molto, molto pesante e molto drammatica anche nei nostri scenari, perché che noi lo vogliamo o Certo. meno, quello che accade in questa parte di globo in qualche modo poi appunto ha una sua si impone, ecco, voglio dire, quindi sarebbe molto più conveniente, se vogliamo, anche per noi, per il mondo del giornalismo italiano ed europeo in generale, interessarcene prima che i fatti arrivino poi a stupirci e a sconvolgerci in maniera dirompente quando, appunto, non so, ci sono poi degli avvenimenti tragici. E sarebbe molto più facile seguirli invece, seguirli con costanza, ecco, E voi, in modo che poi ci certo. sorprendano anche meno. E voi con la vostra testata già fate un ottimo lavoro, ma riuscirete a incrementarlo, riuscirete a fare di più anche a breve, che mi dici? Guarda, questa è un po' la speranza. Le forze sono limitatissime, però ci auguriamo di riuscire ad incrementare. E chiaramente noi abbiamo come referenti principali e come fonti, ecco, come punti di riferimento sia i missionari che i cooperanti che le agenzie umanitarie. Quindi questa è la prospettiva, il nostro sguardo, no? Un punto di vista Ed privilegiato. ha anche un punto di vista privilegiato. E, a proposito di questo, io non so se posso parlare anche di un altro paese che è abbastanza trascurato in Africa Certo. e pochi giorni fa ho avuto così, diciamo, il privilegio di parlare con un missionario che è in Sudan. Lui si trova, quindi parliamo di un'altra area caldissima che è appunto quella del Sudan e lui si trova in una città, Port Sudan, che è relativamente tranquilla e a me ha stupito molto il modo in cui rispondeva, no, alle domande descrivendo questo scenario perché diceva io sono fortunato, sono in una zona tutto sommato tranquilla e però aveva notizie di cose che succedevano veramente a breve distanza e mi aveva colpito il fatto che appunto parlasse del Darfur in Sudan, di questa regione del Sudan, il Darfur, che è appunto sotto praticamente anche qui è sotto embargo, cioè isolata completamente. Ne parlava facendo delle analogie con Gaza sotto embargo, cioè con Gaza completamente chiusa dentro, in trappola, con le popolazioni che stanno, ecco, che stanno vivendo e soffrendo delle condizioni che sono molto simili, analoghe, e quindi riflettevamo insieme sul fatto che poi questi civili in diverse aree del globo vivono delle condizioni di assoluta impossibilità di uscire dal pericolo, ecco. Quindi immaginavamo come, immaginavo io bisognerebbe appunto mettersi nei panni di chi in situazioni così tragiche dove non c'è una soluzione a breve, perché
perché o non c'è un negoziato in corso, oppure appunto la risoluzione della controversia è lontana, che sono in una totale situazione di così, in balia, ecco, in balia di eventi sempre più vicini all'escalation. Quindi Ecco perché è importantissimo parlarne ed è prezioso il lavoro che fai tu con i tuoi colleghi della redazione di Popoli e Missione, che vedevamo il sito, no? Potete raggiungere tutti quanti collegandovi tramite internet o supportare appunto il lavoro di questi professionisti anche abbonandovi alla rivista. E Ilaria, pensavo a quanto sia importante il lavoro che fate anche per i missionari che rappresentano un punto di vista privilegiato e che quando sono interpellati da voi giornalisti, sostanzialmente tirano un sospiro di sollievo perché si sentono meno isolati, meno abbandonati anche dai media. Potremmo stare a parlare per ore, Ilaria, il tempo però è tiranno e io mi auguro ci si possa ricollegare anche tra qualche giorno, tra una settimana o due, così riprendiamo il discorso magari anche sulla base delle notizie di attualità che ci accompagneranno. Possiamo tornare a disturbarti? Certo, grazie, anzi, grazie davvero per l'attenzione, soprattutto insomma, a queste tematiche così delicate e trascurate. Grazie. Grazie a te per la disponibilità. Ti saluta anche la collega Maria Pia Picciafuoco. Magari la prossima volta, ecco, andiamo ad approfondire i Buon collegamenti lavoro. tra l'Africa e Grazie. il Medio Oriente. Buon lavoro a voi. Grazie, per il momento ti auguriamo buon proseguimento di giornata e buon fine settimana. E noi prima del blocco finale di Just Today andiamo un attimo in pubblicità.